Amici di Radio Roma Sport, ciao da Alberto Fiano, eccoci con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma, dopo Spal Roma del 21 aprile, ovviamente corrente anno. Innanzitutto, nel 753 avanti Cristo, proprio questo giorno, sorgeva Roma, quindi auguri alla mia città, alla nostra città, auguri alla Caput Mundi. E poi ora passiamo a Spal Roma. La Roma era attesa al varco, bisognava dare delle risposte, anche Di Francesco aveva detto in conferenza stampa, e volevamo tutti quanti noi delle risposte e le abbiamo avuto. La Roma finalmente quest'oggi ha dimostrato di aver intrapreso quel processo di crescita mentale, quel viatico per diventare da una buonissima squadra finalmente una grande squadra, poiché il rischio forte di pensare già a Liverpool, di stare distratti su un impegno invece di un'importanza assoluta, perché la Roma è ancora in piena lotta con Lazio e Inter per ossia tre squadre per due posti, per essere tra le prime quattro a fine campionato, che garantisce appunto l'accesso alla prossima Champions League, poteva appunto, dicevamo, essere distratta dall'impegno imminente, ossia fra 72 ore, dalla partita più importante che la Roma si troverà a giocare in questi ultimi 34 anni, da quella maledetta rigore finale, di quei maledetti rigori del 1984 in quel di Anfield Road. E invece la Roma è stata presente sul campo con testa solamente alla spalla, sia in sotto l'aspetto agonistico, mentale, come approccio alla gara, e poi finalmente anche come come tenuta atletica. La Roma ha dimostrato di essere, di avere gamba, di avere gamba e di avere polmoni, e questa è una cosa importantissima, poiché ricordiamo una delle prerogative della squadra di Klopp è proprio la capacità di tenere altissima l'intensità e il ritmo di gioco per gran parte della partita. Quindi se la Roma vorrà passare indenne questa gara di andata importantissima, così deve tenere lo stesso ritmo di gioco dei Reds di Jürgen Klopp. L'unico piccolo neo che si può trovare alla Roma quest'oggi è che negli ultimi 5 minuti del primo tempo ha sciupato 3 palle gol colossali davanti alla porta, e qui dobbiamo a malincuore evidenziare uno dei più gravi atavici cronici difetti della compagine giallorossa, ossia la mancanza di cinismo. Fortuna ha voluto che poi davanti, con tutto il rispetto, avevamo la spalla, ma ovvio che martedì a quei livelli di Champions League, con quei avversari, non puoi permetterti di sbagliare così tanto sotto porta. La Roma, oltre che avere una grande intensità di gioco, dovrà essere capace di essere fredda, cinica e spietata sotto porta, perché poi sono errori, qualora si dovessero mangiare dei gol, che si potrebbero pagare a carissimo prezzo, e sarebbe un grande e vero peccato. Comunque, ecco, con l'approccio mentale è stato buono. La Roma ha fatto vedere anche nel primo tempo subito di essere la padrona del campo, attaccava ogni portatore di palla della spalla, veramente un pressing di una ferocia e asfissiante, che non ha consentito alla spalla di sviluppare il proprio gioco. Anche la ripresa a cercare l'ampiezza con la sovrapposizione dei terzini o degli esterni bassi, a dirsi voglia, e finalmente due note positive: il ritorno al gol di Patrick Schick anche in campionato, e questo potrebbe essere un gol anche importante sotto il profilo psicologico per l'attaccante cieco, e una sontuosa prova di Gol Alonso, ultimamente bersagliato. Invece il regista francese oggi, a mio avviso, è stato il migliore in campo insieme a N'Golan. Di Francesco soddisfatto, va bene. Ora la testa, il cuore e la mente di tutti noi, dei giocatori, di tutta Roma, di tutta la Roma, deve essere rivolta al 24 aprile, Anfield Road, Liverpool-Roma. È la partita del secolo per la Roma, insomma. Quindi
ci crediamo fortissimamente, la vita dà, la vita toglie. E faccio un parallelo, Italia-Francia, la Francia che fa fuori nel 98 l'Italia ai rigori, la Francia che nel 2000 condanna l'Italia al Golden Goal alla finale degli europei dopo che pareggia con Wiltord al 95esimo quando ormai la Coppa già stava a destinazione Roma. E poi nel 2006 la vittoria dell'Italia in quella notte magica di Berlino. Liverpool 84, rigori maledetti, una Coppa Campioni persa in casa. Liverpool 2001, Coppa UEFA, la Roma che va fuori a Liverpool con quel torto arbitrale di quel rigore che ancora grida vendetta ad Anfield. Liverpool 2002, bastava un pareggio, la Roma purtroppo esce battuta ad Anfield e non passa i gironi, quella Roma poteva dire la sua in Champions, ed ecco qua di nuovo Liverpool e Roma di fronte. È il momento della rivincita, veramente. E lo vogliamo, lo preghiamo, ci speriamo, e quindi che sia la volta buona davvero. E vi ricordo poi i saluti al mio carissimo amico Roberto De Angelis, che ogni volta mi dà l'occasione di riascoltare in podcast nelle sue varie frequenze radio questo mio intervento su Radio Roma Sport. E vi ricordo che di venire all'agenzia del Magalberto, via Baldo degli Ubaldi 29 a Roma, dove vi aspettano ricchissimi bonus di benvenuto imperdibili come mai avete visto. Andate anche a vedere la pagina Agenzia del Mago Alberto, vi rendete conto insomma di quanta gente il nostro mago con i suoi consigli fa felice. Davvero tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon weekend e chiudo con l'immancabile Dai Roma Dai, e da risentirci per i prossimi appuntamenti qui su Radio Roma Sport per i post partita della Roma. Ciao da Alberto Fiano.